Avanti, metteteli all'opera. Agli ordini. Ehi, guarda, ci vengono a trovare i nostri amichetti. Gli attacchi alla colonia del periodo Cretaceo da parte dei dinosauri si facevano sempre più frequenti. Fu allora che entrarono in azione i Guardiani del Tempo. Obiettivo della loro missione, scoprire le cause di questi incidenti. Accendere i motori! Motori accesi. Messaggio della madre del tempo. Cosa? Madre, che succede? Comunicazione urgente. Segnalo la presenza di esseri viventi nei pressi del modulo numero 2. Le creature sembrano degli umani. Che cosa? Comandante, una chiamata dal modulo. Cosa? Chi può aver fatto una chiamata? Sembra una telecamera. Ma sono ragazzi. Ehi, Go! Portameli subito qui. Vado. Vorrei sapere cosa diavolo ci fanno. Comandante, ecco i clandestini. Bene. Ma bravi, si può sapere che cosa fate qui? Volete che vi dica la verità? Se fosse per me vi darei una lezione coi fiocchi, così almeno Comandante, parreste. Comandante, vi prego, perché non li perdonate? Perdonarli? Se gliela facessi passare liscia li vizierei. Ah, è così che vi sentite in colpa. Che imprudenti. Vorrei proprio vederli in faccia quei genitori che vi hanno educato in questo modo. Avanti. Su, come vi chiamate? Parlate. Ichiro Koido. E io Giro Koido. Koido. Mi pare di averlo già sentito. È il nome del presidente. Oh, sì. Si chiama così anche il nostro presidente. Infatti è nostro padre. Cosa? E voi sareste sul serio i figli? Fratello, quando racconteremo al nostro papà che il comandante ci ha trattato in questo modo? No, aspettate, mi dispiace, io non lo sapevo. Che bravi ragazzi. Benvenuti tra noi. Ma perché il presidente non ci ha informati del vostro arrivo? Forse papà l'avrà dimenticato. Ah, certo, è così, sì. Hai fatto in fretta a cambiare atteggiamento, comandante. Hai detto qualcosa? No, niente. Comandante, un nuovo attacco di quei maledetti dinosauri. La colonia 102 ha lanciato l'SOS. Presto! Entrate immediatamente in azione. Madre, informa il presidente che mi prenderò personalmente cura dei suoi figli a bordo del Coseidon. La cosa è molto strana. Strana? Il nostro presidente non ha figli maschi, ma soltanto femmine. Femmine? Dannazione, maledettissimi bugiardi! Modulo 2, Aquas 2, attaccati i dinosauri con i razzi lanciafiamme. Noi nel frattempo portiamo in salvo i coloni. Ricevuto. Guarda che falò. Thank you.
Presto, tutti da questa parte, presto! Forza, forza! Maledizione! Non sparare, i loro denti non gli possono nuocere. Lori, mi senti? Passate all'azione successiva. Ok. Mari, pronta per la seconda fase? Prontissima, andiamo pure. Non capisco perché i dinosauri attaccano gli uomini. Per quanto ne so, dovrebbero avere cibo in abbondanza da queste parti. Sono pronto a scommettere i miei transistor che è opera dei godometri. Forse hai ragione. E intanto facciamo rapporto al nostro capo. Comandante, i dinosauri sono stati respinti. Iniziamo l'evacuazione della colonia in un luogo più sicuro. Molto bene. Concludete l'operazione a più presto. Cos'è successo? I ragazzi sono scappati nella foresta e, per di più, quei due furfanti non sono figli del presidente. Eh? Cercate di affrettarvi. Dobbiamo ritrovare i ragazzi. D'accordo. Dannazione. Con questi mostri qui intorno. Non appena i guerrieri del Coseidon raggiunsero una zona più sicura, si misero subito alla ricerca dei due ragazzi scomparsi nella foresta. Voglia il cielo che siano ancora vivi. Attenzione, qui i guardiani del tempo. Ikiro, Giro, se sentite la mia voce, per favore attenti. Ci sono dinosauri nella zona. Ikiro, Giro, tornate indietro immediatamente. Ikiro, Giro, mi sentite? Ehi, fratello! Che c'è? Guarda, una lotta tra dinosauri. Ehi! Perbacco, sorprendente. Una lotta fra un brontosauro e uno streptosauro. Pare che il brontosauro abbia la meglio. Questo sì che è uno spettacolo, fratello. Sì. Ehi, ascolta, Giro. Forse sono venuti a cercarci. Io non ho nessuna voglia di tornare. Proprio adesso, poi. Senti, Giro, mi è venuta un'idea. Vieni con me. Dove? Accidenti. Vanno da quella parte. Ho visto. Qui modulo primo. Abbiamo trovato i ragazzi 2 miglia a nord del punto P. Ricevuto. Eccomi. Ma nonostante le accurate ricerche, non riuscirono a ritrovarli. I ragazzi sembravano essersi volatilizzati. Tori, sali a 1000 metri. Usa gli occhiali a binocolo e setaccia la zona palmo a palmo. Vado! Ah? Li ho trovati! Sono in una valle 1 miglia a est dal punto P. Accidenti. E noi che li stavamo cercando nella direzione opposta. Vero. Non riusciti a farcela. Tori, non perderli d'occhio. Ikiro, sei certo che siano di dinosauro? Certo.
Giro, perché non ce lo portiamo a casa? Sì. Su, andiamo. Sì. Uccideteli! Ehi, voi due, fermatevi! Il gioco è finito, va bene? Avete corso un bel rischio. Ci sono i dinosauri antropofagi da queste parti. Ora torneremo indietro insieme, eh? Scappa, Giro! Via! Fermatevi! Ehi. Ragazzi! Oh. Oh, spara! Con me, voi due! Tutto a posto? No, nessun danno. Meno male. Tutto bene. Un po' di spavento per i ragazzi. Guardate qua. Ecco svelato il mistero dei dinosauri. Date un'occhiata a questo congegno telecomandato. Oh, cielo. Ma è spaventoso. Dannati, Cotomaiso. Go! Stanno scappando. Cosa? Ma che diavolo? Inseguiamoli. Chi l'avrebbe mai detto? Prova a dare un'occhiata a questo. Poco fa, la madre del tempo mi ha riferito che quei ragazzi sono scappati di casa e si sono introdotti prima nell'era dell'antico Egitto, poi in quella di Atlantide, nella civiltà di Maya e questa volta nel periodo Cretaceo. 4 volte! Però sono in gamba. Insomma, adesso sarebbero anche da ammirare. Comunque, non possiamo lasciarli soli. Li troveremo. Ehi, Giro! Vieni a vedere. È uno spettacolo magnifico. Dove? Guarda là, vedi? Quelli sono brontosauri. Un solo dinosauro non è sufficiente per attaccare i terrestri. Possibile che non abbiate una buona idea? Comandante, io ce l'avrei una buona idea. Parla. Ichiro, non voglio tornare a casa finché non avrò visto un tirannosauro. Stai pure tranquillo. Non andremo a casa finché non riusciremo a vedere tutti i dinosauri che sono nel nostro libro illustrato. Sono contento. Adesso però andiamo a dormire. Oggi è stata una giornata divertente, ma abbiamo anche camminato molto. Benvenuti fra di noi, piccole bestie. Voi conoscete i guerrieri del Coseido, vero? Se tu fossi una persona educata, dovresti toglierti la maschera prima di parlare. Che cosa? Non dire sciocchezze! Io non porto nessuna maschera. Perché allora hai la faccia così? Io sono Jericho, comandante dell'esercito Godomesu. I Godomesu? Fratello, questi sono veramente esseri di un altro pianeta. Che cosa volete da noi? Separateli! Ichiro! Lasciatemi! Ichiro! Giro! Giro! Ichiro, fratello! Giro! Giro! Se vuoi salvare la vita di tuo fratello, fa venire qui i guardiani del tempo. I guerrieri del Coseido? Hai capito? Se non li fai venire qui, tuo fratello morirà. Giro! Giro! È quasi l'alba. Riprendete a setacciare tutta la zona circostante. Agli ordini. Comandante, sta arrivando Ichiro. Cosa? Ehi! Aprite il portello, presto! Aiuto! Dovete salvare mio fratello. Cosa è successo? È caduto nelle mani dei Godomesu, al di là della montagna. I Godomesu? Sì. Ichiro, ci farai tu da guida. Ai propri posti. Agli ordini. Da quella parte. Non si vede nessuno. Non ci prenderai in giro un'altra volta? Ora no. È la verità. Guarda, Tori! Giro! Mary, tieni gli occhi aperti. Mm-hmm. Ora ti slego, Giro. Fratello, sei venuto a salvarmi, vero? Ma certo. Oh!
Ichiro, ho paura! No! Era una trappola! Siamo stati giocati! La vita dei ragazzi è in pericolo! Go, tieni di pronto. Bene. Inizia. Cavaliere del tempo. Pronto. Cavaliere del tempo. Azione. Cavaliere del tempo. Fuori. Sono il Cavaliere del Tempo, il Guerriero Galattico! Evviva! Siamo salvi! Il Cavaliere del Tempo! Vi libero subito! Attento, il dinosauro! Ah, dannazione! Eccezionale aggressività è dovuta a quel maledetto congegno collegato al cervello. Attenti! Ce la fai! Maledetto animale! Tempo! Ferma il tuo scorrere! Ora! Animale! Non puoi competere con me! Questo me la pagherai, cara! La prossima volta puoi stare sicuro che ti manderò nel tuo inferno! Torna, vita! Beh, adesso basta! Fermatevi, smettetela ora, basta! Vi dico basta! Non è un posto per giocare! Sei una scimmia! Guarda se non sembra una scimmia. Esploratore! Alt!
Che buffo, guarda, vuoi una banana? C'è poco da ridere. Non potete immaginare come ci sentiamo noi scimmie senza poterci muovere. Esploratore! Avanti! E ora se non vi comportate come si deve... Davvero, ci dispiace molto. Bene. Allora, ragazzi, dovete promettere che non farete più un viaggio nel tempo senza permesso. Siamo d'accordo? D'accordo. Su, promettete. Ichiro, mi sai dire quante volte sono che promettiamo sempre la stessa cosa? Niente, stavo scherzando. Molto bene. Allora, ognuno al proprio posto. Su, ragazzi. Si riparte per il 21° secolo. Avanti. Agli ordini. Agli ordini.